Amici telespettatori, buonasera. E vale il solito detto, il solito adagio: non è venerdì se non c'è Polifemo. E ci siamo per una puntata davvero ricca, una prima parte in cui torneremo al Polifemo classico, quello delle vicende dell'amministrazione comunale, degli scontri tra virgolette tra maggioranza e opposizione. Daremo spazio anche alla società civile, all'associazionismo, che vuol dire la sua relativamente alla vita amministrativa della nostra città. Una seconda parte invece che si divide in due sottosezioni, chiamiamole così. Una prima in cui manderemo in onda alcuni sportelli del cittadino, le segnalazioni, e poi ci parleremo di integrazione etnica e parleremo di una lodevole iniziativa da parte dell'Istituto Archimede di Taranto. E poi, per concludere, il nostro momento musicale con gli specchi riflessi. Quindi un Polifemo molto ampio, molto variegato per tutte le esigenze. Siamo per il secondo venerdì e lo saremo sempre su Delta TV, canale 78 del Digitale Terrestre, visibile in tutta la Puglia ed in tutta la Basilicata. Prima parte dedicata all'amministrazione comunale di Taranto, andiamo a salutare i nostri ospiti. A partire da Mimmo Cotugno, consigliere comunale di maggioranza, fa parte del gruppo consiliare insieme a Raffaele Brunetti, Democratici e Progressisti. Buonasera Cotugno, grazie per aver accettato il nostro invito. E ancora un altro consigliere comunale, ma di opposizione, Aldo Renna, Conservatori e Riformisti. Buonasera, buonasera Renna. E in rappresentanza della società civile, Giovanni Tufo, presidente del Comitato Taranto 2, un comitato che da anni e anni si batte per il miglioramento della vita in quella di Taranto 2, un'organizzazione, una entità, un'associazione, un comitato che è molto attivo quanto appunto ad iniziative. E allora andiamo subito da Mimmo Cotugno. Allora Cotugno, intanto stiamo registrando lunedì, oggi lunedì, vogliamo parlare un po' del Consiglio Comunale di oggi, com'è andata? Beh, oggi è un Consiglio Comunale importante, ancora una volta si è ribadito, malgrado i mal di pancia di qualcuno, che si può provare a fare unità nell'interesse di Taranto spogliandosi da casacche. Non è consociativismo, no? No, assolutamente, perché quando oggi argomento principale e cardine è stato lo scippo della sovrintendenza. E ancora una volta ci troviamo tutti d'accordo sulle strategie da adottare, pur anche dovendo bastonare politicamente regione e governo, che continuano a promettere e avere a cuore Taranto, ma alla fine, assieme a 10 leggi pro Ilva o pro Taranto, c'è tanto che ci sta venendo defalcato. Però noi abbiamo due parlamentari di maggioranza, che sono Michele Pelillo e Ludovico Vico. Beh, le maggiori responsabilità politiche gravano su di loro, perché in Parlamento, al governo, Taranto viene schiaffeggiata e chi ci dovrebbe rappresentare evidentemente non ha la forza tale da far rispettare Taranto. Allora, diciamo che noi abbiamo 5 parlamentari, se non 6, eletti a Taranto. Vabbè, quei 2 5 Stelle io non li considero proprio, perché non si hanno tracce. Ma io ci metterei anche la capolista del PD, allora mio partito, la Finocchiaro che tanto si è venuta a spendere per Taranto, che tanto è venuta a prendere da Taranto, ma che poco o chi nulla si è visto o assolutamente pure nulla ha dato. Riguardo la forza dei nostri parlamentari, oggi in consiglio mi è piaciuto l'intervento del consigliere regionale Perrini e del consigliere regionale Bonacino. Entrambi opposte fazioni, ma che contemporaneamente all'unisono hanno detto: noi dobbiamo abituarci a far squadra, e sono nuovi i consiglieri regionali, ad esempio di Taranto,
Dobbiamo abituarci a far squadra nell'interesse del territorio, a prescindere dalla politica che ci governa o che ci direziona. Però, Cotugno, mi perdoni, il problema è questo. Sento le conferenze, ho sentito l'ultima conferenza stampa di Pelillo e di Vico, parlavano della legge di stabilità, parlavano dei provvedimenti miracolosi del governo per Taranto. Tanto miracolosi un corno, passatemi l'espressione, perché quando vedo che la Corte d'Appello se ne sta per andare, quando vedo che la soprintendenza, seppure la sede legale, lascia Taranto, e allora il governo a che gioco sta giocando? Cioè, o evidentemente Pelillo e Vico devono recitare la loro parte e difendere il loro partito, ed è un conto, oppure evidentemente guardate, non riescono a far valere le ragioni di Taranto. Guardate, qui a Taranto si continua... Qui a Taranto si continua a propagandare che sono 800 milioni che sono arrivati al governo. Sì, sicuramente sono 800 milioni che sono sul tavolo del CIS, ma andiamo a fare un'analisi di quegli 800 milioni. 220, se non ricordo male, e la matematica non è un'opinione, vengono dal vecchio progetto ospedale San Raffaele, poi è andato a monte non per mancanza di fondi, ma per tutta una storia che c'era dietro. 380-400, vero Aldo? Erano quelli destinati al porto e che vengono riconfermati. E siamo arrivati a 600. Dopodiché ci sono i soldi per le bonifiche, ci mancherebbe altro che... Lo Stato italiano non doveva occuparsi di quello che, di quella che era il problema fondamentale di questa città e che lo è diventato ancora di più dal 2012, che si chiama grande industria e il rapporto della grande industria, che non dimentichiamo, è partita come industria di Stato. E quindi questo è giusto ricordarlo a memoria di tutti. E non sto difendendo la proprietà Riva, anzi, alla proprietà Riva che arriva... scusate il gioco di parole, all'Ilva di Taranto, è stata ben guidata dalla politica, se si arriva con quattro soldi ad acquistare il più grande stabilimento siderurgico d'Europa. Ma poi quando io sento che l'Ilva è un patrimonio della città... Ma fammi finire, perché a volte mi fai perdere il filo, so già quello che vuoi chiedermi... Lei, Cotugno, la Sallunga, lei è un oratore che... domina la scena televisiva, la per questo la invito anche di di spiegarci, perché il più delle volte noi abbiamo necessità di spiegarci con i nostri concittadini, perché sembriamo abbarbicati su una barricata anziché su un'altra. Invece ciò che facciamo è la dimostrazione, penso che poi la daremo pure stasera, la dimostrazione che il Consiglio Comunale su alcuni alcune problematiche non c'è assolutamente divisione, solo e soltanto c'è qualche pezzo che continua a fare demagogia, ma Taranto la demagogia non facciamo nome e cognome? Beh, diciamo che oggi si arrampicavano sugli specchi gli esponenti del PD, consiglieri del PD che non sapevano come rispondere. Cosa devono dire? Quando... Anche Azzaro si arrampicava sugli specchi, no? Parlavo e Azzaro, per esempio, più volte l'ho invitato in trasmissione, non viene. Gianni Azzaro, noi, questa è una espressione democratica, civile, dove se lei viene, è ben accolto, parla, espone la sua, possiamo anche criticarla, ma siamo in democrazia. Se poi lei ha avuto, come gli altri del PD, il diktat da parte di Sua Maestà l'Onorevole Pelillo, allora è un altro discorso di non venire in trasmissione, ma comunque noi siamo aperti. E vi dico un'altra cosa, quei rappresentanti politici che invitati la prima, la seconda, la terza, la millesima volta non vengono, vedete queste immagini? Metteremo le loro foto qui. Almeno io mi sentirò realizzato, soddisfatto, fingerò di averli qui in studio, una presenza virtuale. Le piace, Renna? Abbastanza, immagina lì con l'onorevole Pelillo da dietro. No, assolutamente, grazie. No. Allora, completiamo e poi andiamo da Renna. Appunto, se mi dai la possibilità. Ti dicevo. Sono 7 minuti, Cotugno. E malgrado tutto, stiamo riuscendo ad ottenere qualche risultato proprio per l'unità di intenti. Vorrei ricordare la grande manifestazione di lavoratori Ilva e Appalto del 10 febbraio, dove sotto braccio tutti quanti noi, spogliati dalle nostre casacche, abbiamo sostenuto la lotta di lavoratori
che rischiano di perdere il posto di lavoro. Allora questo è forse il modo per lavorare bene per la nostra città amministrativamente. E smettiamola di prenderci in giro, proviamo a lavorare tutti quanti assieme nell'interesse di Taranto. Aldo Renna, conservatori e riformisti, ma si può in Consiglio Comunale seguire una linea, diciamo, finalizzata ad affrontare le problematiche del territorio a prescindere dalle casacche, o comunque prima o poi emergono gli steccati di partito? Assolutamente, io personalmente... Assolutamente sì o assolutamente no? Assolutamente no. Sì. Io direi no. No, ti dico questo. Ecco, la collaborazione tra esponenti di maggioranza e di opposizione che si sta vedendo in questo periodo è la risultanza effettiva che più di qualcuno si è spogliato dalla propria casa. Anche perché, mi perdoni Renna, se il PD dovesse andarsene dalla maggioranza, Stefano avrebbe pronte delle stampelle. Allora, per me nessuno dell'opposizione se ne vuole andare a casa, allora, questa è la verità. Dottor Abbate, lei deve sapere che in Consiglio Comunale, come maggioranza effettiva, quando ci sono provvedimenti, non più di 12 persone partecipano. Oggi l'opposizione ha mantenuto fino all'ultimo secondo il Consiglio Comunale, proprio perché era responsabile di alcuni provvedimenti necessari per la città di Taranto. Quando dice giustamente Cotugno che bisogna spogliarsi e cercare di dare un piccolo risultato alla nostra città, è perché proprio il PD è quell'ago della bilancia che, se va a mettere le firme insieme all'opposizione, possiamo sciogliere il Consiglio Comunale da un momento all'altro. Però siccome oggi gli esponenti del PD sono anche maggioranza non relativa, ma maggioranza assoluta alla provincia di Taranto, cioè anche lì stesso, un inciuccio che io personalmente sì, mi sono tirato fuori dal primo momento, e dove voi vedete stesso che il presidente Tamburrano molte volte è assente e dà la bacchetta in mano. L'unico che ha dimostrato coerenza è stato Caprivo. Sì, è vero. Poi si può condividere o meno. Caprivo politicamente, però è stato coerente. Sono d'accordo con lei, sì, Caprivo sta dimostrando di essere super partes in un inciuccio che ha del vergognoso, anche perché i risultati poi si stanno vedendo, i risultati come è successo a noi, ecco, qui devo dire poi si vedono le discariche, non solo le discariche, usciranno tanti di quegli scheletri, speriamo che galla, usciranno diciamo di verde. Tanti, molta diciamo. Gente che purtroppo, caro Cotugno, sta perdendo posti di lavoro, ecco un caso di quelli sono anch'io esemplare, con la Marcegaglia stessa, dove gli esponenti del PD si sono visti soltanto il giorno del nostro funerale, quando ormai i giochi erano fatti. Poi a livello nazionale si parla che la Marcegaglia vuole prendersi insieme a chi oggi sorregge il governo, cioè il dottor Renzi, perché purtroppo non mi va di chiamarlo... Lui è un nominato, non è neanche un parlamentare, infatti, è un nominato. Speriamo che qualcun altro... Cioè pensate come funzionano le cose in Italia. Uno vota una maggioranza, vota una forza politica, poi a un certo punto si trova Renzi, che non era neanche candidato. Cioè io ordino al ristorante una pizza e così, senza sapere come e perché, mi trovo un piatto di carne. Però dottor Abbate, lei faccia anche questo ragionamento su quello che le stavo portando a far capire alla città di Taranto. Oggi la presidente dell'ENI è la Marcegaglia. La Marcegaglia chiede anche di acquistare l'Ilva. Allora, immaginate che Marcegaglia acquisti l'Ilva. Allora, non è stata capace di gestire 84 dipendenti, figuriamoci 11.000. Non solo, ma ENI, Ilva insieme portano a dare la città di Taranto in mano a una persona soltanto e soprattutto a un partito che si chiama PD. Evidentemente la Marcegaglia gestisce bene la spazzatura. Soprattutto. Ma non si deve trattare noi come spazzatura la città di Taranto, però. Nel prossimo giro entreremo in medias res, entreremo nella vita amministrativa comunale. Ma mi piace sentire Giovanni Tufo, presidente appunto del Comitato Taranto 2. Voi rappresentate i cittadini e il cittadino poco se ne frega delle alchimie di palazzo, il cittadino vuole vedere i risultati concreti. E qui a Taranto manca l'occupazione, la situazione ambientale è penosa, ma manca la vivibilità urbana. Le sue considerazioni da questo suo angolo visuale di un comitato che sta gomito a gomito con i cittadini. Ma tanto di cappello alle tematiche politiche importanti che i nostri colleghi e amici hanno affrontato, Consiglio Comunale, massimo rispetto,
però effettivamente tutti quanti siamo cittadini normali che viviamo una città completamente allo sbando. C'è degrado ovunque, in particolare nel mio quartiere, nel quartiere periferico di Taranto 2, che continuo ad annoverare e a segnalare che trattasi di una zona meravigliosa, anche di insediamenti importanti come la questura, la finanza, la clinica Bernardini, varie realtà. La clinica Bernardini che è anche un punto di eccellenza a livello pugliese, perché anche centro nascite, se non sbaglio, con quasi 1000 nascite all'anno. Questo, insomma, sono notizie che forse qualcuno è un valente centro anche per la neurochirurgia. Quindi, al di là di tutto questo, negli anni il comitato è nato e ha portato avanti non altro, diciamo, che la fotografia di un quartiere abbandonato, di un quartiere in cui non viene investito, di alcune problematiche serie che non sono state neanche accertate. Si sono portate anche delle soluzioni. Noi nel nostro piccolo abbiamo denunciato, siamo riusciti a far cambiare tutti i cassonetti a Taranto 2, abbiamo fatto portare i cassonetti, quelli nuovi, quelli verdi, perché? Perché c'erano ancora quelli metallici qualche anno fa, nessuno se n'era accorto. Se voi provate ad andare al Sestante giù, oppure in via Alberto Sordi, ci sono ancora dei cassonetti metallici che sono riempiti, stracolmi, in quanto non ci sono gli appositi mezzi idonei a poterli scaricare, perché sono superati come cassonetti. Ma questa è una delle tante problematiche. Parliamo di mancanza di caditoie per l'acqua fluviale, siamo riusciti anche a ottenere quello, grazie non vi dico incontri, discussioni, pretese, raccomandate, lettere, sindaco, palazzo di città, assessore. Siamo riusciti a far sistemare un marciapiede in via Lago Pergusa, di Lago Pergusa, di fronte al Maxi, che ormai è una meta soprattutto anche sì, per la polizia municipale la mattina, a prendere il caffè. C'è da dirlo, perché quando si vuole un altro annoso problema, il governo del territorio della nostra città. Perché ad esempio domenica, concedemelo Luigi, prego, domenica c'era una problematica, volevo raggiungere il centro alle 13 domenica e c'era una fiumara di macchine, Taranto bloccata, c'erano chilometri di fila. Io mi sono domandato, un incidente, un'apertura straordinaria del ponte girevole, chiamo il pronto intervento della polizia municipale, con molta pacatezza mi dicono no, guardate, è semplicemente chiuso l'uscita dal Punta Penna da Taranto, quindi l'unica uscita è il ponte girevole. Dovete aspettare, Taranto è questa, non ci sono altre soluzioni, non c'era un vigile che domava il traffico, non c'era nessuno. Adesso io cosa voglio dire? Voglio dire che la gente è abbandonata a se stessa, quindi benissimo, vengano questi discorsi chiaramente molto importanti, però venga soprattutto il discorso del rifiuto, soprattutto del marciapiede, della dell'illuminazione, spicciola, ecco, di tutto, manca tutto, la gente sotto la pioggia la mattina, i ragazzi a prendere l'autobus a Taranto 2, fiumare di ragazzi, di giovani. A Taranto 2 c'è una popolazione, ecco, di non meno di 8.000 persone. Nel frattempo, Tuffo, noi stiamo facendo scorrere le immagini di una fermata un po' prima della Bernardini, vicino a una via Scoglio del Tonno, sì, vicino ad una stazione di rifornimento di carburante. No, quella è via Scoglio del Tonno. Via Scoglio del Tonno. Poco prima della Bernardini. Esatto, lì c'era tutto lo spazio per mettere una pensilina, ma la pensilina non viene messa. Sì. Allora io dico al presidente dell'AMAT, Walter Poggi, persona che io stimo, invece di pensare alle idrovie, che poi le idrovie quest'estate ci hanno fatto dannare, ma signori cari, almeno pensiamo, voi vi dovete occupare di autobus e occupatevi di autobus, potenziate le corse, create le pensiline, è inutile che andiamo alle idrovie, perché fra poco poi l'AMAT andrà pure sulla Luna, farà le aerovie, le vogliamo chiamare spaziovie, come volete voi. E pensiamo ai problemi problema concreti. Dei rifiuti, Luigi, il problema dei rifiuti, c'è una realtà che è stata denunciata più volte, c'è il famoso lancio del sacchetto, è uno sport in uso molto per tutti gli abitanti di Lama, Talzana e San Vito, che la sera che fanno, siccome sono costretti a fare la differenziata, per eludere la differenziata, si mettono la monnezza nel cofano della macchina, la mattina passano da Taranto 2, aprono il finestrino e lanciano il sacchetto, o strada facendo, o se sono fortunati per finire il cassonetto. Fanno canestro. È una situazione drammatica, denunciata più volte. Ok, riprendiamo il nostro giro. Cotugno, andiamo. Una maggioranza politicamente schizofrenica, il sindaco cambia, modula e rimodula giunte, assessori che vanno, assessori che vengono, c'è una ingovernabilità, c'è una instabilità, c'è una maggioranza con i numeri estremamente rosicati. Ma penso alla giunta, penso alla Marra, assessore all'urbanistica,
che si ritrova lì dai suoi studi di biologia. Penso al fatto stesso che non ci sia un dirigente all'urbanistica. Penso all'ultima vicenda della Semeraro. Insomma, diciamocelo apertamente, ci sono grosse difficoltà in maggioranza. Sicuramente l'immagine che dai dell'amministrazione comunale può apparire all'esterno un'immagine reale, un po' confusionaria, cambi di assessore continui, però questo è il risultato e tanto il rispetto va dato ai cittadini di Taranto che hanno votato alcune persone e alcune linee. Perché è innegabile che c'è gente che ha preso marie di voti per amministrare e magari adesso coloro i quali li hanno votati adesso gli sparano addosso. Voglio vedere il prossimo anno se quelle persone che adesso criticano saranno pronte a rivotare. Ma questo vale sia per maggioranza che per opposizione, questo vale nel vivere comune di questa città, che il problema principale di questa città siamo noi cittadini di Taranto. Però io ho la sensazione che il sindaco viva in un altro mondo, cioè viva in una realtà avulsa dalla realtà concreta. Il sindaco vive il mondo di Taranto che è così da tanti e tanti. Ma doveva cambiare, in 10 anni non è cambiato niente. Taranto è una palude amministrativamente parlando. Non mi sembra che altri in 10 anni, e di 10 anni in 10 anni o di 5 in 5, siano riusciti a cambiare la mentalità del tarantino. No, io non mi riferivo, proprio al saper prendere il toro per le corna, saper gestire la città. Il saper prendere il toro per le corna e anche il saper affrontare una miriade di problemi che penso a volte anche artatamente vengono posti al sindaco e all'amministrazione comunale, maggioranza e opposizione. Guardate, non più di una settimana fa noi abbiamo tenuto il Ponte Girevole bloccato per 2 giorni. Il Ponte Girevole è bloccato per 2 giorni per la seconda volta a distanza di un anno dalla stessa gente che pretende di fare raccolta di ferro così come viene, creando e provocando anche problemi, perché quando si va a rovistare nei cassonetti e quant'altro, almeno bisognerebbe avere il buon vizio di risistemare e rimettere dentro. Sì, ma io quello che dicevo, allora, cioè, c'è proprio una schizofrenia amministrativa. Cioè un improvvisarsi continuamente, cambiare assessori, una maggioranza litigiosa. Oramai si tira a campare perché ormai manca un anno e quindi chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. Però sono 10 anni di palude amministrativa. Ma guarda, rispetto. No, volevo dire, ma mi scusi, ma non può essere solo colpa e sempre dei cittadini. Questi sono dirigenti, assessori, chi di dovere, che comunque vengono messi alla prova, dovrebbero essere giudicati e mandati a casa perché non sono stati capaci di assolvere il loro incarico. Invece questa è gente che viene messa, viene spostata e gli viene dato un altro assessorato, quello i cittadini vedono. C'è sempre uno scambio di ruoli. Guardi, noi come interlocutore, noi ci sono cambiati tanti interlocutori che abbiamo avuto il tempo per spiegare la problematica, non abbiamo avuto il tempo di affrontare che era cambiato l'assessore all'urbanistica. Insomma, di che cosa stiamo parlando? Sono andati a casa. Ho capito, ma noi non è il compito perché nostro andare a risolvere i problemi. Noi siamo i cittadini, i problemi ci deve risolvere l'assessore all'urbanistica. Gli è stato dato così poco tempo a un assessore all'urbanistica che si stava interessando finalmente al discorso di Taranto 2, alla mancata lottizzazione di Taranto 2, che dura da 25 anni il problema di Taranto 2, così abbandonata. Terreni ancora devono essere acquisiti al territorio, manca ancora la cartellonistica e noi paghiamo le tasse. In teoria le tasse non le dovremmo neanche pagare per una zona in cui non c'è una cartellonistica, non viene fatta la pulizia stradale perché non c'è una cartellonistica. Passa il mezzo per tener contento il Comitato di Taranto 2 perché ha rotto le scatole il Comitato di Taranto 2, ha sputtanato sui giornali quello che effettivamente non è previsto fare. Questi sono problemi seri, poi tutti gli altri sono molto più seri di questi.
Ma il cittadino ha bisogno, dopo che ha pagato le tasse, di uscire fuori di casa e non trovare la strada dissestata e non riuscire neanche a camminare e a prendere una bicicletta. Parliamo di una delle città più belle d'Italia, che abbiamo la possibilità di andare in bici con queste giornate stupende che ci sono e non c'è un pezzettino, un tragitto di strada sano per poter camminare con la bicicletta. Io la sfido, guardi, a venire a Taranto 2 con me e a fare una passeggiata per le vie di Taranto 2. La stessa cosa, non c'è bisogno che venga a Taranto 2 perché vedo anche il centro della città, ci sono alcune strade completo abbandono, malgrado... Il borgo di Taranto, malgrado... il borgo Umbertino sembra Forcella. Guardate, sul borgo Umbertino, se ben ricordiamo, qualche anno fa sono stati spesi parecchi fior di soldi che hanno portato Taranto a un dissesto economico. Sì, sì, ma e purtroppo, no, perché poi le attività commerciali che chiudono. E no? Le attività commerciali che chiudono, ad esempio, Principe Amedeo via Anfiteatro, completo abbandono. Io vorrei sapere, sto provando a capire chi sono i proprietari di tutti quei negozi adesso chiusi. Perché a parte che penso sia pronta anche una delibera di giunta che intima a coloro i quali sono titolari, proprietari di tutti quei negozi, di almeno ripulire come per l'immagine di Taranto, perché più volte viene richiesto all'amministrazione comunale dal sindaco di Taranto in merito, esiste già una delibera. Sì, viene fatta bisognerebbe farla applicare, ma il più delle volte questa è la polizia municipale, il più delle che volte la polizia municipale, così come la polizia municipale non la sto difendendo perché hanno i loro pregi, ma tanti i loro difetti. Sono esperienze dirette. C'è da dire la verità che su un organico che dovrebbe essere almeno di 600 unità sono appena 200. Ok. Renna, stasera la vedo tranquillo, vero? Perché non è che sta diventando troppo conservatore. No, assolutamente. Perché e in consiglio sulla stampa la vedo come un diavoletto. No, è perché purtroppo le condizioni della città lo vede anche un orbo, un cieco. Non è che sta diventando consociativo, no? No, su questo può non stare è che tranquillo. Stefano ha bisogno di numeri da un assessorato. Stefano ha bisogno solo di andare a casa e purtroppo ecco. Non ci riusciamo perché ci mancano queste famose firme del PD. A me fa piacere invece sentire l'amico Cotugno quando lui fa un mea culpa, attenzione non personale, ma quando effettivamente dà delle accuse di quelle pesanti a questa amministrazione, un'amministrazione che negli ultimi 4 anni non ha prodotto nulla, non ha prodotto un atto propedeutico per risolvere un problema a questa città, è rimasto un anno soltanto. Io in consiglio comunale ho detto, sentite, facciamo un fine programma di questa ormai consigliatura beige, morente, portiamo due o tre punti e portiamoli a termine, ecco, per la città. Ma non sai da che parte incominciare, perché effettivamente parliamo anche delle cose più banali. Le strade purtroppo sono tutte disestate, i marciapiedi si stanno facendo a macchia di leopardo, perché se parli poi con i dirigenti o con l'assessore ti dice, sai, sono dei soldi, dei residui, facciamo delle rattoppe. L'unica cosa buona, attenzione però, perché qui do ragione all'amico nostro di Taranto 2, l'unica cosa buona, la pista ciclabile, che non è pista ciclabile di Via Magna Grecia, ma è soltanto riqualificazione urbana. Allora, se mi parlate di qualificazione urbana, ben vengano, quindi con questi soldi presi dalla Comunità Europea si riescono a fare i marciapiedi. Ma se mi parlate di pista ciclabile, beh, mi dite perché ogni 50 metri ci sta un rondò che sospende e c'è stato anche un incidente di un ciclista che è andato a finire sotto una macchina un po' di giorni fa. Ma questi sono gli scienziati. Gli scienziati politici e scienziati tecnici. E poi devo dire, dottor Abbate, oggi in consiglio comunale mi sono visto a fianco a me un altro consigliere di maggioranza, ex maggioranza, che è Alfredo Spalluto. Sparare adesso sulla Croce Rossa del sindaco. Allora, uno scatto di dignità da parte del sindaco quando ormai si vede crollare. Spalluto si è reso conto. Sì, all'ultimo anno si è reso conto perché fra poco inizia la campagna elettorale, giustamente deve recuperare quello che può recuperare, cioè niente. Però gli altri invece affossano. Gli altri affossano, cioè, proprio... soprattutto è il PD che oggi... L'Onoce mi sa che proprio va a picco. Beh, allora, l'Onoce... Vuole fare il sindaco.
Penso che un'altra. Però io posso dire, se Lonocce o Azzaro si candidano sindaco, io prendo la cittadinanza americana e mi candido come presidente degli Stati Uniti d'America. Andiamo a Fragagnano insieme, non è un problema. No, no, proprio. Andiamo a Fragagnano. Se Lonocce o Azzaro fanno il sindaco, io voglio fare il presidente degli Stati Uniti d'America. Dottor Abbate, il problema è che i problemi di Taranto stanno andando avanti e le famiglie non ce la fanno più nemmeno arrivare alla metà del mese. A Taranto già la terza settimana è critica. Ma a Taranto ci sono più disoccupati che adesso cassi integrati. Però ma questo scusa, col comune che c'è. No, non ti spiego cosa c'è nel comune. Diciamocela. Non dico io cosa c'è nel comune. Allora, vediamo. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, poi riprendiamo. In poche parole c'entra che l'amministrazione comunale non è il collocamento. A cui devo dire a Cotugno hai ragione. Allora, come mai oggi ditte appaltatrici del comune di Taranto stanno sempre in difficoltà? E con due centesimi che prendono 150-200 euro al mese fanno il lavoro di tante persone messe insieme, perché le vedo io direttamente, cioè cooperative che lavorano a fare ristrutturazioni, cooperative, ma non si fa così, ecco, quel poco di lavoro che c'è, invece bisogna prendere un appalto, okay. Continuiamo dopo perché c'è da dire continuiamo ancora, dopo. Allora, intanto stabiliamo questo cronoprogramma, prima della fascia pubblicitaria, della prima fascia pubblicitaria che noi stiamo lanciando, lanciamo un'altra nostra rubrica, un nuovo format che con il collega giornalista nonché operatore video che ora vi faremo vedere, ma già lo conoscete, ve lo faremo vedere così sul campo, stiamo lanciando questo format che si chiama appunto Occhio a quei due, un giornalismo di assalto in cui io col microfono e Francesco Borgia con la telecamera andremo a, tra virgolette, rompere le scatole a chi ha incarichi istituzionali e non. Un giornalismo d'assalto di quelli belli, così vivacizziamo un po' questa città. D'altronde l'ho detto, la dobbiamo rivoltare come un calzino. Pubblicità. Occhio a quei due, un giornalismo d'assalto che sfida il potere e non teme di mettersi contro il sistema. Abbiamo il coraggio di dire quello che gli altri pensano ma non dicono. Con Luigi Abbate e con Francesco Borgia, prossimamente all'interno dello sportello del cittadino, su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre. Bene, rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo. E allora, Renna. Sì, stavo rispondendo al collega, nonché amico Cotugno, dice, ma il comune non è il collocamento, no. Però se è un'amministrazione comunale e fonda il tutto su vivibilità di un territorio e su civiltà e soprattutto su sicurezza, allora vivibilità vuol dire che la gente sta per strada tranquillamente, può andare a acquistare il gelato, può andare a acquistare la pizzella, lavorano le pizzerie assumono persone. Continuare fino a notte fonda, quindi la sicurezza su un territorio fino alle 2 alle 3. In sintesi quello che facevamo da consiglieri comunali nella consigliatura, cito De Cosmo, quei famosi la città, 6 anni. Cito può piacere o meno, essere criticato o meno. Con Cito la città era vivibile ed era garantita la sicurezza. Non si può dire nulla. Parliamo di vivibilità del territorio, quindi vuol dire che fino alle 3, alle 4 di mattina d'estate noi giravamo per la città, lavoravano le pizzerie, quindi girava un'economia. E vuol dire che l'amministrazione funzionava. E facendo funzionare un'amministrazione lavoravano tutti e chi lavora porta anche dei risultati. Oggi purtroppo alle 8:30 devi già chiudere perché
non c'è vivibilità, non c'è pulizia, la gente ha paura di tanto, anche perché noi stessi con i vigili urbani presidiavamo il territorio. Quando dice giustamente Cotugno, invece di 600 forze dell'ordine di polizia urbana, oggi ne abbiamo appena 180, è anche vero questo. Ma è stata capace questa amministrazione di fare un bando di concorso per vigili urbani? Punto interrogativo. Risposta. Fatto un bando per 25 persone, in ultimo non sono stati capaci, per una irregolarità fatta nel bando, irregolarità parlo di inesattezza, di almeno tenere persone che potevano fare qualche altro mese di lavoro, invece è saltato il tutto. È un po' complicato da spiegarvi, però i risultati sono questi. Adesso si sta pensando a fare un nuovo bando per vigili urbani, così diceva pochi giorni fa. Ma fatemi capire, quando se ne scappano da Taranto le aziende come la nostra, la Marcegaglia, che non ha venduto un pannello fotovoltaico sul territorio, perché anche la provincia, quando era a Florida il presidente, acquistava i pannelli fotovoltaici direttamente da Trieste perché erano di quelli cinesi, mi dite a me come si fa poi a far tenere okay. un'azienda aperta? Okay. Tufo, vogliamo fare un po' un elenco della spesa, per così dire, un elenco di tutte quelle vostre lagnanze sacrosante, diciamo, iniziative. Avete contattato l'assessore, il tecnico Tizio, Semproni e Caio, però poi alla fine, come diceva qualcuno, le trombe di Eustachio fanno tutta una comunicazione, quello che entra da una parte entra dall'altra. E poi, anzi, prima ancora di questa risposta, mi intriga molto, e la sottopongo anche all'attenzione degli amici qui in studio, questa stranissima vicenda della villetta che si trova alla fine di Via Scoglio del Tonno, bellissima, riqualificata, con tanto di panchine, sì. Illuminata, e misteriosa, ora scorreranno le immagini, misteriosamente chiusa. Cioè, vengono i giardinieri, viene curata, viene Lamio, e poi, tuttora la chiusa gente, con tanto di lucchetto. Pensate un po' che tuttora i cittadini immaginano che quella sia una struttura privata. Infatti, con il mio cameraman abbiamo detto, ma questa, Luigi, ma questa è una struttura privata che la riprendiamo a fare, invece no, è pubblica. Allora, guardi, io ho un elenco di chiaramente consigli comunali, determinazioni, questa struttura. Determinazione comunale, sono stati spesi dal 2010, partiamo dall'assessore Spalluto, fino ad arrivare chiaramente all'attuale, anche il dottor Baio si è interessato a questa cosa, ho sottoposto a questa cosa, il sindaco in prima persona, quindi l'abbiamo portato anche là, il sindaco, ho le fotografie, ho i filmati video anche della lunga passeggiata che ci siamo fatti in zona. Sono stati spesi quasi fino adesso, ho fatto il conteggio, sui 200-250 mila euro per una struttura chiusa, non si può accedere all'interno. Ma si è capito perché? No. Cioè, uno non con tanto di lucchetto. Noi l'abbiamo denunciato ad alta voce, abbiamo scritto, l'abbiamo anche pubblicato sui giornali perché chiaramente. Ma poi, è tutto come si vede dalle immagini, è una zona ideale. Sì. Per prendere un po' d'aria. No, ma le dico di più, c'è stata una determina quella lì del Consiglio Comunale, dove quel territorio è stato acquisito, quel pezzo, quell'appezzamento prospiciente via Tessaglia, è stato acquisito da parte del Comune per esigenza da parte dei cittadini, per dare il bene pubblico ai cittadini. Questa è del 2009 circa questa determina. C'è tutta la documentazione. Sono stati spesi fior di quattrini, c'è una cisterna interna sotterrata per l'irrigazione, l'illuminazione, il recinto, di tutto e di più, è tuttora quotidianamente, è viene chiaramente manutenuta, le piante vengono innaffiate periodicamente con le autobotte, sì, è giusto sì, che sì. sia, viene fatta la naturalmente pulizia. Sono stati spesi fior di quattrini anche per le piante forse che sono state piantumate all'interno, per far poggiare sulle panchine gli uccellini. Lì c'erano volano. Circa 42 panchine che dopo il fatto di averlo denunciato hanno cominciato a levarne qualcuno e a metterla altrove, tipo anche un verde pubblico che sta in mezzo ai palazzi Casa Colore. Dopo che abbiamo annunciato questa cosa ho detto scusate, ma qui riversano i ragazzi e ci giocano tutti i pomeriggi, ragazzi che ormai in 5 anni sono diventati grandi, e questa è la realtà di Taranto, perché si è perso tempo, la gioventù ecco. cresce, i servizi non ci sono e rimane l'immagine di una città degradata per questi nostri ragazzi. È difficile poi da dimenticare. Tufo, posso fargli i complimenti? Io l'avete bene candidato. Ringrazio. Se io dovessi impazzire, e vi assicuro che sto per impazzire, e dovessi decidere di candidarmi sindaco, io un pensierino a lei lo farei. Ringrazio. Ma l'ho detta così, continuerò a fare il giornalista.
ma se mi faranno proprio incazzare, scenderò in campo. Che ne dice Cotugno? Io nel libro, ci sono tanti candidati sindaci. È una battuta, è una battuta. Ce ne sono tanti, tanti candidati sindaci. Uno in più, uno in meno. In un paese democratico. Cotugno, prendiamo, ci mancherebbe. Prendiamo a cuore, ora a parte gli scherzi, questa segnalazione, perché è paradossale, è pazzesco, no? È pazzesco. Continuo, cioè, non sono della zona. No, no, vabbè, però, ma no, non sono della zona, quindi ecco perché sì, ho detto, documenta mi parli di questo, Cotugno. Perché sicuramente mi documenterò sulla cosa, anche per comprendere, perché avere una... manutenuta, perché qui materiale. Si dice si è fatta buona propaganda a un'amministrazione che ha pensato ad allestire, ripulire e quant'altro, e poi la teniamo chiusa. Adesso devo capire perché. Non c'è. Se sono problemi di patrimonio, se non è stato ufficializzato un passaggio, perché sì, però, quella zona, quella abate, perdona, nella storia di Taranto, quella zona lì è stata soggetta a fallimenti. Quindi non vorrei che il vero problema sia che non c'è un effettivo carico sul patrimonio del comune di Taranto. Allora il comune non dovrebbe non andare ancora, a fare la manutenzione. Appunto, diventa ancora, cioè, il motivo, diventa ancora più difficile comprendere il perché. E allora bisognerà vedere, perché naturalmente a quel punto bisognerà provvedere anche a una guardianiglia. Se ti ricordi, solleva il caso di Asciabelle, che anche lì ci sta una situazione Potrebbero esserci delle situazioni particolari per le quali si è intervenuto e ancora non si sono risolti alcuni problemi. Un esempio lo vogliamo, che è da tutt'altra parte della città. Come sapete, comune e provincia sono cointestatari del centro sportivo di Maridipart, via Cuggini, sì. Grande plesso dove il comune è intervenuto, ha fatto tutto il suo con l'AMIU, per ripulire quant'altro, manutenere il verde, dove la provincia è intervenuta in parte per una serie di lavori. Ancora siamo in fase di contenzioso. Mi veniva parlando di aree demaniali, mi pare che ha la delega alle aree demaniali. No. Ce l'aveva all'interno del PD, mi pare. Ce l'avevo all'interno del PD. Poi gliel'ha tolta Pelillo o no? Ce l'avevo da quando ero provinciale, poi prima ancora che arrivasse Pelillo, poi... Vabbè, poi, e fu. Lo stesso motivo per cui sono andato via dal ha PD. Ha fatto bene, su questo l'appoggio. Cosa sta succedendo all'isola di San Paolo? Ho appreso che sarebbe ritornata alla Marina, ma il comune, visto che c'era la dismissione, non poteva acquisirla. Io dico grazie a Dio che l'isola di San Paolo la tiene la Marina, come grazie a Dio la Marina tiene il castello, altrimenti... No, grazie a Dio la Marina non vuol cedere San Pietro, ad esempio, perché non tutti sanno... No, parlavo di San Paolo. Allora, sentite, qua iniziamo a chiarirci una volta. No, voglio capire la vicenda di San Paolo. Non è su una proposta di acquisizione che la Marina passa le sue titolarità territoriali al comune. No, il comune poteva acquisirla. Gratis. Poteva acquisirla. Acquisire l'isola di San Paolo. Significa fare turismo. No, scusate. Vogliamo chiarirci un attimino sulla questione dei passaggi. Tanto per cominciare, io da tarantino ritengo che qualsiasi territorio di Taranto in mano alla Marina Militare rimane territorio di Taranto. Nel momento in cui non c'è più la servitù militare, quel territorio deve tornare al legittimo proprietario, che è la città di Taranto. Quindi io non devo acquistare nulla, perché questa è una vecchia idea di progetto difesa 2000 con il ministro della difesa La Russa, dove si faceva cassa col territorio della Marina Militare per passarlo al tesoro. Ma dico, al di là di questi non aspetti ci siamo burocratici, allora, però uno, due. L'isola di San Paolo adesso non sarebbe stato un volano per il turismo? Posso finire? Prego. Il volano per il turismo? Ma tutto può essere volano per il turismo, anche l'isola c'è di San Pietro. C'è il fortino napoleonico. Anche l'isola di San Pietro. Certamente. Fortino napoleonico che meriterebbe di essere visitato, dopodiché. Quello che è rimasto, dopo le razzie. È stato depredato. Le razzie sono state fatte. All'ordine del giorno. Le razzie sono state fatte in illo tempore, quando era in mano alla Marina Militare. Quindi di conseguenza non è che adesso che non ne facciamo più uso,
perché ci sono tanti territori dove vediamo zone militari. Non è che si può buttare sempre la colpa, vabbè, sempre una parte. Volevo solo capire perché non l'abbiamo acquisito. Tutto qui. All'acquisito non c'è stata una proposta di dismissione. Se proposta di dismissione significa dover dire questo non mi serve, che è una cosa diversa. I sette siti che la Marina Militare, il Ministero della Difesa ha rilasciato, hanno detto non ci servono, e allora ve li lasciamo con tutti i problemi che c'erano. E ora ritorna alla Marina. L'isola di San Paolo. L'isola di San Paolo non è rientrata mai nelle dismissioni. L'isola di San Paolo non è rientrata mai nelle dismissioni, perché l'isola di San Paolo, che è unita da una flebile scogliera all'isola di San Pietro, nel momento in cui dovrebbe essere smilitarizzata quello che è. E quant'altro. Però sta di fatto ora l'uomo della strada dice al di là di tutto. Ma l'uomo della strada lo facciamo noi. Abbiamo una struttura turistica e ce la teniamo lì. Se continui ad insistere. Ci si sente fottere. Allora se continui ad insistere l'uomo della strada lo facciamo noi con le nostre informazioni. Allora le nostre informazioni proviamo a darle corrette, in modo che non bisogna trovare per forza un capro espiatorio. Io ti sto spiegando che l'isola di San Paolo ufficialmente non è stata mai dismessa, a prescindere da pagare o non pagare. Dopodiché, se c'è da pagare, qualcuno che vuol fare imprenditoria ci mette la moneta e se la prende e la va a prendere, a rilevare. Ma non mi sembra che tutto questo sia accaduto. Vabbè. Né in un senso. Abbiamo chiarito. Renna, parliamo un po' di politica. Come vi state, questo centrodestra, centrosinistra, vabbè, ha le sue difficoltà, però il centrodestra è tutto un cantiere aperto. Dopo la diaspora tra Forza Italia e Fitto si cerca una unità, poi c'è Attisei, ce n'è che ce n'è da fare. Sì, c'è da lavorare molto e purtroppo devo dire che a un anno di distanza non si vede nulla di concreto, e questo mi preoccupa, e io sto cercando di smuovere un po' le acque, almeno di qualche incontro, per paventare qualche nominativo di candidato sindaco, perché le dico la verità, non si può arrivare sempre con il centrodestra agli ultimi 2-3 mesi per impupazzare il che sia. Questo non deve succedere più. Io voglio che da subito, a un anno. Ma già siete un po' in ritardo. Siamo in ritardo, ma in confronto agli altri, almeno gli ultimi 23 anni che ho sempre partecipato alle competizioni elettorali, questa volta si sta vedendo una organizzazione diversa. Quando lei parla di centrodestra e AT6 a parte, io invece includerei AT6 all'interno del centrodestra. Perché AT6 è una realtà di Taranto, vincente, deflagrante e sessuola. Sì, sono d'accordo, anche perché io mi metto al posto di Cito, no? A un certo punto, scusate, certo. Ma perché mi devo caricare Forza Italia? La gente mi deve dire tu stai a braccetto con chi ha provocato il dissesto. Ma non solo questo. Mica è fesso Cito. Allora, come la penso io personalmente, le do ragione su questo e le dirò di più. Nel momento in cui abbiamo avuto l'esperienza della provincia, io stesso sarò uno di quelli che dirà apertamente al centrodestra: signori, o il candidato è vincente, quindi devo andare con un cavallo vincente perché vuole che la politica tarantina e il popolo di centrodestra vuole vincere, o sono costretto io stesso a creare un soggetto che sia alternativo, glielo dico francamente. Però poi assistiamo a questa parcellizzazione dell'atomo, a questa frammentazione, a questi partiti, poi veramente avremo 20 candidati sindaco e la scheda elettorale diventerà un lenzuolo. No, a questo punto diamo spazio all'antipolitica che cresce giorno per giorno anche sul nostro territorio. Ma l'antipolitica la determina la cattiva politica. Esatto. No, non solo la cattiva politica, ma anche il voto di protesta alla cattiva politica e soprattutto alla non politica di questa amministrazione comunale completamente ingessata. Quando lei parlava poco fa degli assessori non competenti messi, e diceva effettivamente il nostro amico. Ma fatemi capire, come mai
si sono cambiati tanti assessori, ma due assessori rimangono sempre al proprio posto. Quelli sono politicamente i cocchi del sindaco. Ma se sono tuttofare questi due personaggi, almeno dovrebbero portare dei risultati a tardi. I risultati quali sono? Che abbiamo un assessore che... Cosa abbiamo visto? Infatti, dicevo... Cosa abbiamo visto? Cioè, qualche anno fa, ancora le mail, la PEC inviata tramite il sito del Comitato di Quartiere, è stato invitato l'assessore Cosa, a suo tempo, a un incontro col Comitato. Stiamo ancora aspettando la risposta. Aspetta Ciuccio Lungi, questa è una cosa grave, signor Cotugno, questa è una cosa grave da parte di un assessore, da parte di un'amministrazione comunale del genere. In favore di telecamere. Gravissima. Faccia un appello a Cusa. Allora, Francesco cosa... Cosa, se ci sei, batti un colpo. Gente, ti dirò di più. Quando l'assessore Cosa... La stessa cosa è successa anche con De Gregorio. Cosa con la Cimino. Sì, però De Gregorio, attenzione, De Gregorio è messo una parte... L'appello di una parte di Taranto, di cittadini, di un comitato spontaneo... E apolitico? Spontaneo. Cioè, non è che ce l'ha detto il dottore di fare quello che facciamo noi, eh? Gianni, a supporto di quello che dici tu, no? Ti dico di più. L'assessore Cosa e l'assessore Casciamacchia hanno girato tutte le deleghe. No. Vuol dire che hanno fallito nei loro assessorati, però sono ancora lì. L'assessore invece De Gregori è stato messo di una parte, poi levato e messo in un'altra parte, perché non deve nuocere. L'hanno ridimensionato. Sì, non deve nuocere. Ma sai perché? Perché... De Gregorio è Peligliano. Sto vedendo la faccia di Cotugno, forse ci dà qualche notizia. No, Stefano non vede tanto di buon occhi Peligliano e De Gregorio viene marginalizzato. Esatto. È peccato perché De Gregorio. Però io penso che oggi, se uno vuole trovarsi bene con Stefano, deve fare l'assessore Yes Man. Sì. Come si dice a Taranto, attacca il ciuccio dove vuole il padrone, attacca il ciuccio dove vuole il sindaco. E così sarete assessori a vita. La delega che ha l'assessore De Gregorio è una delega, secondo me, vuota ma anche sbagliata. Non per colpa sua, No. Non ha peso. Allora, ecco, una persona senso. Che lavora in banca, un po' di commerciale, deve sapere. Noi non abbiamo avuto mai a Taranto un assessore alle finanze, chiaro? Ecco perché dico io, in 9 anni la delega sta sempre in mano al sindaco. Qual è il motivo? Perché? E voi dovete sapere una cosa, io e l'avvocato Condemi un po' di tempo fa sollevavamo... Avete fatto pace? Vi siete riavvicinati? Noi siamo sempre stati amici e lo saremo sempre. Però spesso l'amore è bello quando è litigarello. Ma diciamo più che amore perché non siamo... Politico, no, chiariamo, no. Regolarmente eterosessuali, per carità. Ci piacciono le donne, lo dico francamente, sia a me che l'avvocato Condemi. Anche a me, sinceramente. Perfetto, chiariamo, non si sa mai qua. Noi avevamo sollevato un problema con esposta alla Procura della Repubblica su alcuni bilanci, successo 3 anni e mezzo fa, non abbiamo saputo nulla, siamo solo stati ascoltati dal magistrato e non abbiamo saputo più nulla. Ecco, oggi le finanze del comune di Taranto sono in balia delle onde, perché il sindaco disse un po' di tempo fa: noi rischiamo un dissesto se la banca Opi va a vincere la causa. Allora, io avrei messo l'assessore De Gregorio alle finanze, essendo uomo che lavora in banca. Beh, vabbè, ma non è... Ci vuole ben altra competenza, con tutto il rispetto. Ma non do che il medico... L'avrei chiamato un luminare. Va bene, ma no che Stefano, il dottor Stefano, il medico che fa l'assessore finanze. No, però ci voleva un uomo, un super tecnico, perché qui la questione del dissesto, del posto dissesto, ci vuole veramente una persona con gli attributi. Ma una mente. Va bene, siamo in conclusione, proprio altri 2 minuti. Hanno portato una città in dissesto. No, proprio non intendo l'amministrazione di Bello. Allora, proprio quegli avvocati hanno portato. Vabbè, non mi dica che non ci sono persone per bene capaci a Taranto. No, io sto dicendo che il dissesto è stato dovuto a un'amministrazione di centrodestra dove io ho fatto anche l'opposizione. Dove c'era gente capace. Però non dice la verità Cotugno, che quella fu una barra di somma, dice, dopo 40 anni, tante che uscirono a galla, fatture del 1979, quando il sindaco era Giovanni Battafarano. Allora, la causa del dissesto non è stata gli ultimi 5 anni. Per la verità furono però le responsabilità di Viaggio Aquile e Piazza della Vittoria dell'amministrazione di Bello sono state evidenti, non si può negare. Ma se le ricorda, l'evidenza. Io con l'avvocato Condemi abbiamo combattuto quell'amministrazione, siamo stati opposizione con l'amministrazione. Ok. Però non deve tirare in ballo cose che non stanno a causa. Bene. Tufo, siamo quasi in conclusione.
Nulla, io mi auguro soltanto che ci sia una presa di coscienza, ci sia più rispetto per questi comitati e questo e queste associazioni. Tu mi avvisi quando lei chiama gli assessori e non vengono, certo, me lo dica, perché io poi metto la locandina, chi l'ha visto, poi ci divertiamo su Facebook. E diciamo grazie a Dio, certo, con la vicenda dell'onorevole Pelir mi ha fatto fare in due giorni 112.000 visualizzazioni, non so se mi spiego. Noi quindi, cittadini, rispondete al comitato Taranto come a tutti gli altri. Peseremo comitati e voteremo questi amministratori, certo, perché naturalmente è il nostro compito come cittadini. Un'ultima battuta, Cotugno, e poi ci salutiamo. Vedo che ci sono gli incontri al ministero, tavoli, super tavoli per Taranto. Il sindaco di Taranto va a Roma, torna felice e contento, dice: abbiamo portato questo risultato, questo risultato e questo risultato. Mi sa, come si dice a Napoli, che lo fanno fesso e contento, perché poi torniamo a Taranto e stiamo peggio di prima. Beh, non mi sembra che il CIS che, no, che questo, oggi, Taranto puzza di fame, oggi si sta tenendo a Taranto non sia un risultato. Ma non mi sembra, dobbiamo quagliare, che i 37 milioni di euro più 1,5 per l'arsenale non siano un risultato raggiunto in due mesi, visto che la Marina Militare e il Ministero della Difesa aveva defraudato Taranto di quella cosa. Non mi sembra che il muovere il popolo tarantino a fargli comprendere che c'è una presa in giro generalizzata, perché qui chi la vuole cotta, chiudiamo Ilva subito, va chiusa, chiudiamo secondo tutto, me, senza va se, chiusa, senza ma. Ma accompagnando il cancro dei per cancri, i prossimi vent'anni un lavoro e ambiente, perché non si chiude così, un ecomostro come Bagnoli. Si decide oggi di chiudere e poi si chiude, e quindi ma la si chiude. Si lavora per vent'anni per diversificare e non dire si chiude e basta. No, ma se uno certo, non certo, dire si siamo chiude d'accordo, e basta, siamo d'accordo, perché quella è demagogia e basta. Però bisogna saper dire ai cittadini tarantini: guarda che, così come ha detto un pescatore mentre vedeva sfilare i 5.000 operai che giorno 10 passavano da giù a via Garibaldi, ma dite che la maiutasta guagnuda, che se no domani pesce ce la chiavanè, c'è chi sta perdendo pure un po'. Bella questa espressione, un applauso all'origine, alle nostre all'origine origini, mi piace, delle no- mi piace, perché questa è la realtà di Taranto. Okay. Demagogia, basta. Però se vogliamo bene a Taranto. Ma lei vuole bene pure a Tempa Rossa. Io voglio bene a Taranto. E come fa a volere bene a Tempa Rossa? Allora, io continuo a dire una cosa molto semplice. In altre realtà dove sono state imposte, così come si sta imponendo a Taranto, Tempa Rossa, perché è un'imposizione, o ci pagano il figlio le giuste royalty oppure nulla. Ma noi non qua la ci vogliamo sono proprio. Interi territori vogliamo vivere di agricoltura, di mare e di turismo. L'agricoltura, il mare, il turismo vengono anche da una battaglia che noi dovremmo fare contro le discariche che già ci sono e che hanno inquinato le nostre falde. Cioè non guardiamo solo e soltanto un pezzo di coso e non vogliamo guardare in maniera più generale, altrimenti continuiamo a fare demagogia. Perfetto. Intanto abbiamo fatto una bella chiacchierata civile, democratica, accesa. Ringrazio gli amici che hanno accettato il nostro invito, un animale da palcoscenico nel senso positivo del termine, grazie per Mimmo Cotugno, uno che ci mette la faccia rispetto ad altri consiglieri e assessori di maggioranza desaparecidos. Grazie al consigliere comunale Aldo Renna dei riformatori e dei conservatori e riformisti, grazie a Giovanni Tufo, presidente del comitato Taranto 2. Ora mandiamo in onda lo spot del nostro prossimo format Occhio a quei due, poi la fascia pubblicitaria. Al rientro la seconda parte di Polifemo, che si struttura in questo modo: un po' di pillole di sportello dello sportello del cittadino e poi la parte relativa appunto alla lodevole iniziativa dell'Istituto Archimede sulla integrazione, un open day, quello di domenica scorsa, chiamato Capoeira, dove praticamente attraverso questa disciplina, quest'arte marziale brasiliana, si è dimostrato come si può e si deve convivere tra diverse etnie.